con l'assessore alle politiche giovanili di Pesaro, Antonello Delle Noci, lo Zoe Micro Festival da giovedì a Pesaro, i giovani di Pesaro che chiedono al comune spazio e il comune glielo concede. Sì, il comune nella volontà di dare sempre spazio ai giovani pesaresi di potersi esprimere nelle loro capacità ma anche come trasmissione di valori e continua in questo senso con questa quinta edizione dello Zoe Micro Festival la riscoperta di uno dei posti, dei nostri giardini più belli che è quello ovviamente degli Orti Giulii, quindi dal 14 al 17 luglio lo Zoe Micro Festival continua, un momento di aggregazione, un momento importante durante l'estate per ritrovarsi fra i giovani pesaresi, ma sempre con dei valori fondamentali, come dicevamo prima. E in questo senso è bene ricordare e sostenere la raccolta differenziata, l'uso degli utensili ecocompatibili, e si crede nel commercio ecosolidale, si sostengono i gas, quindi gruppi di acquisto solidari, si partecipa alla costituzione di un primo centro di economia solidaria a Pesaro, insomma una serie di attività, di eventi e di valori legati all'ambiente in una cornice che è quella appunto di un bellissimo giardino del nostro centro cittadino per stare insieme in un senso gioioso di vita sociale ma anche per fare rete e squadra tra i giovani, come giustamente si diceva, un punto, uno spazio dedicato ai giovani, e si continua così in questa ottica delle politiche giovanili. Da una parte il sostegno a quella fascia di giovani che merita l'attenzione e la preoccupazione anche che tutti noi ci rivolgiamo come genitori, come cittadini, come amministrazione, ma dall'altra parte anche uno spazio per dare luogo ad incontri e parlare di quelli che sono i valori da trasmettere. Ben vengano tutte queste iniziative che intrattengono i giovani a Pesaro e non magari per le strade della Roma. Assolutamente sì, le strade sono pericolose per tutti, per i giovani, per le persone più grandi, e io dico sempre che quando ci sono buone idee non servono neanche risorse, e questo è un caso di specie proprio perché i giovani dello Zoe e delle varie associazioni hanno fatto veramente squadra con risorse zero in un centro così bello come questo, ecco, per stare insieme e non stare nelle strade. Grazie.